Nello spazio eventi del Dexter Art Bistro a Bari si è tenuto il vernissaggio di chiusura della mostra pittorica di Regina Foresta, dal titolo Riflessi incandescenti. Medico neurologo con la passione per l'arte, Regina Foresta ha all'attivo un catalogo impreziosito da 53 opere che ha esposto in diverse mostre collettive. La personale è stata inaugurata a fine dicembre con la presentazione dello storico dell'arte professoressa Marianna Damiani. Premetto che sono molto onorata di poter presentare la mostra personale di Regina Foresta, una persona che mi ha colpito dal punto di vista sia della produzione artistica sia sul lato umano. È una neurologa che per molto tempo ha praticato soprattutto l'attività di medico e continua a praticarla a un livello alto, e anche impegnata in attività di sostegno ai malati delle malattie neurodegenerative particolarmente complesse, e in particolare a quelli che soffrono di Alzheimer. Però la passione per l'arte in tutte le sue forme, la danza, la musica, il teatro, ha sempre accompagnato in maniera, come dire, sotterranea l'attività di questa donna, e a un certo punto la passione per l'arte si è risvegliata sotto la sapiente guida del maestro Michele Roccotelli, e adesso buona parte del tempo di questa donna è impegnata sul fronte artistico-pittorico. Una produzione ricca e varia che ha alcuni temi però prevalenti. Uno di essi è quello dei pesci, che sono raffigurati ora singolarmente, ora a mo' di famiglie proprio di pesci che appunto vivono nell'acqua, nel loro habitat naturale, con estrema naturalezza. Quindi è un repertorio figurativo che attinge sia alle forme naturali, sia alla tematica degli affetti, sia ai ritratti, quindi estremamente vario. Ho ripreso per un caso fortuito a dipingere, ma era oramai da tanti anni che covavo questo desiderio, e poi comunque bisogna lasciare spazio anche a dei segni o delle situazioni che casualmente si vengono a creare. Quindi è stata proprio una collega che in un posto così ameno in spiaggia Rosa Marina mi ha detto che lei da anni aveva ripreso a dipingere e che quindi poteva facciarmi in questo laboratorio di pittura di questo grande maestro, che è il maestro Michele Roccotelli. E un po' per curiosità, insomma, qualche anno fa mi sono affacciata e devo dire che, benché avessi già acquistato da tanto tempo pennelli, tele, avevo addirittura riservato una parte della mia abitazione a luogo per dipingere, però non mi era riuscito di farlo. È bastato solamente un ingresso in questa scuola, che è una sorta di iniziazione, che ho ripreso a dipingere, e devo dire che lo faccio veramente con passione, anche perché tutto sommato ha coinciso anche con il periodo del lockdown, e quindi non è stato per me un ripiego restare a casa, ma avevo finalmente un po' di tempo in più per dedicarmi alle mie tele. La tecnica utilizzata da Regina Foresta si basa in particolare sulle spatole. Le spatole sono strumenti molto vari che consentono delle stesure ampie, però utilizzando quelli più piccoli si possono fare anche i dettagli, anche utilizzando l'olio, i colori ad olio. Normalmente però la nostra artista utilizza colori acrilici che sono facili da stendere, che si asciugano prima, e in questo senso il colore viene disteso molto generosamente e va a creare ora dei coaguli, possiamo vedere, oppure ancora delle forme quasi spiraliformi. È un segno di grande vitalità, e nell'interpretazione ultima particolarmente degli psicanalisti ha a che fare con la reverie delle immagini, quindi con la capacità di sogno. E oltre a questo tema del pesce, che qui si evidenzia in maniera particolare, un altro aspetto sono i ritratti, qui non ce ne sono, oppure immagini come Festa, che è una è stato un lavoro compiuto in maniera rapida, con grande entusiasmo, con grande empito, e poi abbiamo anche le immagini delle città che vediamo in alto sulla parete verso destra.
fare, come dire, da introduzione alla mostra sulla brochure è un abbraccio fra due innamorati, innamorati appassionati e teneri, e mi sembra proprio essere il migliore, come dire, accesso, il miglior principio di una collezione che varia e che soprattutto è all'insegna della libertà di vivere, di esistere, di essere nella propria sincerità, nella propria schiettezza. La mostra, visitabile fino al 2 febbraio, si è conclusa con la serata evento di fine vernissage che ha visto la partecipazione come ospite d'onore del professore emerito di medicina legale dell'Università Aldo Moro di Bari, nonché presidente onorario della Società Italiana di Criminologia, Francesco Carrieri. Autore di libri di successo, il professor Carrieri ha omaggiato l'artista con il suo ultimo libro scritto all'età di 91 anni, dal titolo La lunga e sofferta storia della criminologia italiana. Il professor Carrieri, che nella sua lunga carriera si è occupato dei casi di cronaca più complessi ed efferati, ha sottolineato l'impegno quotidiano della dottoressa Regina Foresta attraverso la sua attività in sostegno di anziani e disabili. È l'occasione per fare un pubblico apprezzamento per il grande impegno che Regina ha in favore di una categoria verso la quale purtroppo c'è da parte di molta gente c'è indifferenza, per non dire una malcelata ostilità di questi vecchi che noi dobbiamo togliere di là. Quindi non fate gli auguri a me, fate complimenti, gli auguri a Regina.